Oggi riprendiamo Kant e la psicanalisi. Abbiamo già dedicato qualche video a Kant. Oggi vediamo come Lacan va a riprendere le categorie, i principi dettati da Kant che ci permettono di conoscere il mondo. Perché il mondo, secondo Kant, è conoscibile, intelligibile, grazie a quattro principi, che sono i seguenti. Diciamo in latino, in mundo non datur iatus, in mundo non datur saltus, in mundo non datur casus, in mundo non datur fatum. Vediamo adesso cosa significano queste parole latine e a cosa corrispondono questi principi. Il primo principio, quella parola chiave, è non datur iatus, è che tra un evento e l'altro, un oggetto e l'altro, non c'è uno iatus e c'è continuità. Ma cosa significa? È che quello che noi andiamo a vedere, osservare del mondo, bene, è retto da leggi universali. Ecco, è questo il concetto chiave. Legge universale. Il secondo principio, cui la parola chiave è non datur saltus, non c'è un salto. Cosa significa? Che non c'è, non si osserva dei vuoti, non ci sono dei vuoti. Non c'è la negazione, c'è solo l'affermazione. Principio di universalità, l'universalità è affermazione, la legge universale affermativa. Il terzo principio, qui la parola chiave è non datur casus, il caso, non c'è il caso, c'è solo la causa, c'è sempre una causa da trovare. E per finire, quarto principio, non datur fatum, non c'è un altro mondo che interviene nel nostro mondo, non c'è un oracolo che sta lì a parlare, a dettare, a dire quello che accade. C'è solo la necessità intrinseca a ciò che accade nel mondo, è quello che si osserva. Si osserva. Bene, Lacan ci dice che la psicanalisi è convinta che possiamo conoscere l'oggetto principale dello studio, l'oggetto poi che è anche al centro della persona che procede in analisi, che è l'inconscio. L'inconscio è conoscibile grazie a questi principi, a quattro principi, che però sono, sì, quattro, che possiamo, no, riprendere come numero da Kant, ma sono uno per uno negato, cioè si va a ritrovare l'opposto, la negazione di quello enunciato da Kant. Vediamo. Il primo principio, che è quello dell'universalità, diciamo, no? Non iatus, che non c'è un iatus, c'è una continuità, bene, nei fenomeni dell'inconscio, tra un significante e l'altro, si va a trovare uno iatus, non c'è sempre continuità, discontinuità, per cui non è tanto la legge universale che si va a trovare, ma quella della particolarità, cioè il particolare che emerge. Secondo, che principio, che non datur saltus, bene, si trovano dei salti nelle catene metonimiche e, come diceva Freud, la negazione è una delle vie che ci permette di accedere all'inconscio. Per cui datur saltus. Non tanto l'affermazione, ma la negazione, per cui non legge universale, ma legge particolare, la particolarità è la negazione. Terzo principio, quello della causa conoscibile, causa che regge i fenomeni. Qui la causa è l'oggetto piccolo a che è una causa che agisce in modo sconosciuta. Per finire, quarto principio, che è il principio della
della necessità, no? Non datur fatum. Bene, nel campo della psicanalisi, beh, c'è l'inconscio che fa, c'è un discorso dell'inconscio come quell'oracolo, con presenza dell'oracolo, che è quello dell'inconscio, un discorso dell'inconscio che interviene nella parte cosciente. Ebbene, ecco, questi quattro principi dettati da Kant, come sono presenti sia che sono presenti anche nel campo della psicanalisi, che va ad avere come oggetto di conoscenza l'inconscio, ma sono uno per uno, sono legati. Attenzione, questo non significa che i quattro principi non sono presi in conto, quelli di Kant, per conoscere, ma quello per conoscere il mondo, non il mondo esterno, non il mondo interno, non l'inconscio. Ebbene, al prossimo video. Arrivederci.